Il Ministero della Salute britannico ha approvato la sperimentazione di nuove terapie. Sentiamo quali, da Giovanni Masotti. Al King's College di Londra e all'Università di Newcastle la sperimentazione era già iniziata, poi sospesa dal governo, scontro duro tra la comunità scientifica britannica, tre Nobel compresi, e le organizzazioni a sfondo etico-religioso. Oggi la svolta, il Ministero per la Salute rinnega il divieto. Disco verde all'embrione chimera, un ibrido, al 99,9% umano, allo 0,1% animale, in vita per non più di 14 giorni, utilizzato a fini di ricerca sulle cellule staminali per la cura del morbo di Parkinson, dell'Alzheimer, del diabete. Il DNA di un paziente affetto da una di queste malattie impiantato all'interno dell'ovulo vuoto di un coniglio o di una mucca. Un sogno che si realizza per gli scienziati, gli stessi che crearono la pecora Dolly, un autentico incubo per chi respinge il concetto di commistione. Molto più che un incubo, l'orribile denuncia giunta al Consiglio d'Europa da un gruppo di attivisti per i diritti umani in Ucraina. Storie documentate dalle immagini di Corriere.it di neonati scomparsi e di chirurghi clandestini, il business delle cellule staminali, bambini venduti come pezzi di ricambio per organismi vecchi e malati, testimoni che confermano.